E vi faccio vedere quelli che sono degli esempi, per lo più italiani, che ho trovato di aziende che secondo me si muovono nella strada giusta. Senza tante chiacchiere, senza tanti. Non sono aziende mie, quindi non me ne può fregare di meno, ma penso che loro stanno facendo un ottimo lavoro. Quindi prendiamo degli spunti, ci segniamo chi sono, andiamo a vedere come lo fanno e se vogliamo imitarli, anche se abbiamo un budget più piccolo, questi sono gli esempi. Diventa la fonte di riferimento, che vuol dire? Che oggigiorno, ce l'ha detto il dottor Ciabatti prima. Ha concluso dicendo: ci abbiamo così tante informazioni che quello che è importante è capire quali sono quelle importanti. Allora, le aziende non è che per fare informazione devono parlare di loro stesse, quello non è fare informazione, quello è fare marketing di qui sopra. Per cui, se vado per esempio a vedere in America, perché ho qualche caso straniero, non ce l'abbiamo ancora in italiano delle persone così sveglie, Adobe ha una rivista dove Adobe non c'è scritto, si chiama CMO, Chief Marketing Officer. È una rivista dedicata al marketing piena di notizie interessanti. La puoi andare a vedere, sta là. E Adobe appare come un quadratino rosso in alto a destra e in altri punti limitatissimi, cioè non strilla e non parla di se stessa. Strano, no? Bene, ti porto un altro esempio di un'altra azienda pressoché sconosciuta che si chiama Intel, che ha una rivista analoga, che si chiama Free Press, dove si parla non di roba Intel, ma di roba interessante per chi gira intorno al mondo Intel, le nuove tecnologie, di quello che Intel costruisce. Mica possiamo parlare sempre di noi, no? Ecco, questo vuol dire fare diventare una fonte di riferimento. Un altro approccio può essere quello di risolvere dubbi e domande. Ne sentiamo parlare, questo è forse uno dei più tipici. Chi ho visto in Italia che lo fa bene, va anche a Intesa San Paolo su Facebook, porca miseria, vai lì, le persone stanno lì a scassargli i maroni dalla mattina alla sera con i problemi che hanno e loro lì pazienti che rispondono a una per una. Vammene a trovare altre 10 di aziende in Italia che fanno questo, non ci stanno. Te ne prendo un'altra, ti devo dire che questa pagina Facebook l'ho trovata una volta e non l'ho ritrovata più. Quindi, non lo so, forse sono io che ero un po' stressato, quindi ho messo una URL che è tutta da verificare, ma dall'Italia, in questa pagina che ho scoperto, faceva un ottimo lavoro, anche qui di dare assistenza ai propri clienti, il volo non c'è più, non qua, non risposte anonime, non risposte generiche e diplomatiche. Vado avanti ancora, c'è Telecom che fa un ottimo lavoro e vi voglio segnalare un dettaglio che secondo me fa la differenza su Twitter rispondendo alle richieste degli utenti, è che ci mettono, come ha usato qualcuno stamattina il termine, Luca, eri tu, il faccione. In questo caso sono faccini, ma c'è il nome. Chi cavolo mi sta rispondendo? Ah, la ringraziamo. La che? La chi? Ma non sei? Come ti chiami? Io so, Robin. Tu? Ecco, si chiamano Luca, Fabio, Sara. Ci sono delle persone che ti rispondono su Twitter, incredibile, davvero, da Telecom. Non avrei mai pensato nella vita mia, eppure è successo. Spiega ed illustra con i video. Qua ce ne sono un po' di meno di situazioni. Accelero, si possono usare i video sia per andare dalle persone che rappresentano il tuo marchio perché lo usano, possessori di un'officina Lenovo piuttosto che gente che ha l'iPhone e lo usa dalla mattina alla sera, quello che sia, dipende dalla tua marca, e farli parlare, fargli raccontare le loro storie. Questo è Oral-B Italia. E questa qua però parla inglese, però Oral-B ha fatto anche un'altra cosa, ha fatto dei bei video che spiegano anche come funzionano le loro apparecchiature, perché uno le vede a casa degli amici e mi dice: ma che te fai quando te la vedenti? No, loro te lo spiegano, quindi lo trovo utile, un modo per avvicinare le persone che non conoscono bene il tuo prodotto. Un esempio fantastico, cioè questi bisogna andarli a studiare per una serie di giorni, sono quelli di Ikea. Andate su YouTube e guardatevi lì che popò di roba che si sono inventati ultimamente e la quantità di video interessanti che mettono a disposizione. Numero 4, supporta la loro passione rendendoti utile. Abbiamo visto qualche esempio stamattina, te ne faccio vedere qualcuno più calzante. Guarda che bravi questi qua. Vediamo chi indovina che marca è, che marca è, che marca è. Moto, giro, vado veloce, che marca posso avere, che mi interessa. Pneumatici, 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 Pirelli, bravissimi. Avete indovinato? E c'è una app gratuita che ha fatto la Pirelli che se io vado a girare sul circuito perché vado la domenica a divertirmi, mi misura la velocità eppure quanto mi inclino con la moto, perché quando uno è fanatico della moto so quelle le due cose che gli interessano, quanto vado veloce e quanto mi inclino in curva. Tutto gratis, tutto senza che si veda, io ce l'ho dovuto mettere io qua a Pirelli, cioè Pirelli non si vede, si è preoccupata di fare qualcosa per i suoi fan che fosse prima di tutto utile, non di spremergli qualcosa. 4, la Lidalia di nuovo, su un'altra pagina che ho detto non la segno perché ho paura che scompare,
Posso prenotare l'albergo, l'aereo, tutto quanto già su Facebook, quindi no, non è che vendono solo le Dacia loro, pure l'Alitalia rivende i biglietti e cominciano a venderli anche altri. È una strada, secondo me, giusta, perché se poi hai delle difficoltà puoi parlare con qualcuno lì. Numero 5, coinvolgi i tuoi clienti. Qua ve lo dovete andare a vedere. IKEA si è inventato una comunità online che fa paura. Dentro ci sta di tutto e di più. Ci sta per esempio una maniera per scorrere tutto il catalogo che normalmente era stampato, vedere i singoli pezzi, condividerli con i propri amici e dire proprio anche quello che vuoi a proposito di ognuno dei singoli pezzi, vedere i tuoi amici quali preferiscono o hanno già acquistato. Ha fatto una serie di cartoni animati, probabilmente fatti all'estero, un pubblico diverso, però per chi è un po' più sofisticato, belli, interessanti, con un look particolare. Guarda questo, fantastico. Cioè, hai comprato roba di IKEA, te la vuoi rivendere? Ti diamo noi il mercatino. Compra vendita fra i clienti di IKEA. Questi sì che sono svegli. Così bisogna fare. Crea il tuo stile. Cioè, lavorate voi. Voi venite da IKEA? Qual è l'abbinamento giusto? Questa lampada con che va? Tu vai lì, puoi prendere vari oggetti e creare il tuo stile, salvarlo e metterlo a disposizione dei tuoi amici o condividerlo su Facebook. Non ti basta? Andiamo a un'altra cosa, brand ambassador, fa un po' scena, stile, sempre la possibilità di far parlare qualcuno che è appassionato del tuo brand, che lo usa generalmente, di fargli dire perché è così soddisfatto, perché è così contento, quindi non più lato video spiegazione, usando chi lo usa, ma lato, lo usa perché mi dà dei vantaggi, quindi può essere la persona qualunque che parla lì. Sto arrivando, addirittura d'arrivo, gli offro degli strumenti per personalizzare la loro esperienza. Regione Puglia, sito Puglia Events, fighissimo, vai lì, sei tu che decidi, invece di essere bombardato da una caterva di eventi che succedono in Puglia, scegli esattamente, guarda, mi interessa l'intrattenimento, lo sport e la musica, e lui ti costruisce la home page con gli eventi più interessanti, sei tu che costruisci la loro home page. Moleschine, quelle agendine belle che si mettono in tasca per prendere le tue note, per ispirarti le poesie, la domenica, viaggio tropicale, quello che è. Sai che cosa si è inventato? Sei uno che usa Moleskine? Perché non disegni una copertina per i Moleskine e usi il nostro marketplace per venderla ad altri artisti? Quindi ci sta tutto un marketplace funzionante di copertine personalizzate per i Moleskine, disegnate originalmente su Moleskine da artisti a prezzi accessibilissimi, questi sono in dollari, e quindi anche qui Moleskine fa leva sui suoi clienti interessandosi a loro e facendogli fare quello che gli interessa. Sono quasi alla fine, questo è il sito della Nike, mio figlio che ha 17 anni ha detto ma dai non c'è in Italia papà, c'è in Italia papà, e nike.it, vai lì e puoi fare una scarpa come diavolo ti pare a te, con la suola gialla, con su scritto de qua Robin e de qua Good, quello che vuoi, te lo giuro non sto scherzando, se ci fosse il tempo te lo farei vedere in tempo reale, tu la dipingi, la cambi e gli fai tutto quello che vuoi, infatti vedi com'è finita la mia. E per concludere, sorprendi e intrattieni. Questo quando andate via di qua o con l'iPad appena uscite, che è finita questa sessione, vi dovete andare a vedere questo Unwrap the Night. Questo è quel tipo di cosa dove la gente la spiazzi, rimani proprio impreparato a quello che viene, perché c'è una festa che hanno organizzato per te. Tu entri in una festa dove è pieno di bei ragazzi, anche belle signorine, che ti accolgono, ti parlano come se già sapessero nel film che c'eri tu, c'è il disc jockey, tirano fuori dei regali col tuo nome scritto sopra, non ve lo voglio svelare perché è veramente di forte impatto. Queste sono le schermate, puoi creare dei cocktail con i nomi dei miei amici, cioè mentre sei alla festa ti appare una lista dei cocktail che vai lì dal maître che li sta preparando e gli dici vai fai il cocktail alla Stefano Epifani, lui lo fa sul momento. Poi puoi andare a mixare dal disc jockey, ti danno i piatti, puoi proprio metterti lì e mixare tu le canzoni, cioè, ti rendono tutto facile e divertente. E infine chiudo dando un esempio di un'azienda americana che è presente anche in Italia, che offre il palcoscenico ai suoi clienti. Cioè da cosa che normalmente non vedi fare, un palcoscenico, a quelli che sono i suoi customers per fargli dire chi sono e dargli anche un bel link al loro sito. Quindi l'azienda si chiama Grasshopper ed è un'azienda che fornisce servizi di telefonia per le piccole aziende. Vuoi sembrare che c'è la segreteria in mille linee? Ok, con $10 al mese loro fanno tutto questo anche per gli italiani. Ma hanno una pagina che si chiama Over 100.000 Happy Customer Server, dove ci sono elencate società e le facce di gente che usa il loro prodotto. E non solo, ma c'è un link che mi porta direttamente al loro sito. Io questa non è una cosa che vedo normalmente, però se fossi un cliente happy,
felice, soddisfatto di una società che mi desse questa possibilità, io ci vorrei stare lì perché sono per loro, per il loro prodotto. 10, fa riconoscere ai clienti le loro storie, questo è l'ultimo esempio, tutto italiano, parliamo di Nivea, la marca, e qua siamo andati un po' oltre quello che ci si aspetterebbe dall'Italia perché diamo la possibilità alle signore, signorine, fanciulle di studiare il loro look e di migliorarlo. Come? Vedendo degli esempi di video e di stili fatti con le modelle, ma poi potendosi inserire loro. E tu dirai, ma dai, se ci avranno pagate le loro amichette. E allora, amichette, se tu vai qua e vedi le signorine che ci stanno qua, che si spiegano come si mettono il coso di qua e si allisciano il trucco di là, sono proprio vere e si vede. Ora che poi Nivea gli mandi dei soldi o gli dia una mano, non lo so, però funziona molto perché mi riconosco nella possibilità di poter partecipare a questo prodotto. Quindi andatevelo a vedere, questa è la signorina che ho ammirato e poi i customer possono raccontare la loro storia. Io sono Robin Good, spero di non avervi annoiato, grazie, ciao!